c'è chi è andato oltre, tipo Steve Jobs. Ha pensato, dice, cazzo, ma se tu vuoi il film a casa tua, te lo vuoi scaricare? Scaricatelo. Fai come cazzo ti pare, però quando lo scarichi poi ci metti 3 ore a scaricarlo. Invece se mi paghi 99 centesimi, te puoi vedere Capitan America. Quanto ci vuole per scaricarlo? Niente, cioè io lo scarico mentre tu lo vedi. Per esempio, noi affittiamo spessissimo film, affittiamo film da iTunes. Non è che non sono capace a scaricarle, non è che non voglio farlo. Solo che per scaricarli devo andare su My Movies, vedo il film, mi vedo il trailer, se mi convince, mi vado a cercare il torrent. Questo, quell'altro, ok, prendo, scarico il torrent. Cazzo, 2 ore e 90, ok. Poi ce l'ho lì in lista tra i file scaricati. Mia moglie fa, oh, vediamo un filmetto, apro e c'ho una lista di titoli. Allora dunque, questo com'era? Aspetta, devo riandare a vedere il trailer. Ah, era quello là, è vero, me lo... Mi piace di più, vado qua sopra, vedo le locandine, clicco, fammi vedere il trailer, mi fa vedere il trailer, vedi, no, mi scala 99 centesimi dalla carta di credito e mi fa vedere il film. Quindi chi è andato oltre e ha visto, a noi che ci viene naturale fare la cosa più semplice. Ma io posso fare del business sulla cosa più semplice? Sì. Se, è tutta una questione di equilibrio, perché se costasse 99 euro io mi scaricherei il torrent. Qual è il prezzo per il quale io non mi vado a scaricare il torrent, ma scarico il tuo film? Quanto ti costa a te farmi vedere il film? Eh? Poco, diciamo un po' di banda del server, ma niente di particolare. Mentre se dovessi fare il DVD, per esempio, dovrei pagare il DVD, chi mi impacchetta il DVD, chi stampa sul DVD l'immagine del DVD. Chi porta il DVD paga la benzina per portarlo fino a... Quindi, per esempio, Netflix, avete sentito? Qua in Italia ancora non si può utilizzare, ha fatto questa cosa per i film. Cioè tu fai un abbonamento, paghi 30 euro al mese, però ti vedi tutti i film che vuoi. Tutte le volte che vuoi, tutti i film che vuoi. Ma il cinema viene ucciso da questa cosa? Ma diciamo che tutte le tecnologie hanno una vita, no? La radio non è stata uccisa dalla televisione. La radio è meno importante rispetto a quello che era negli anni 30. Cazzo sì, perché prima stavano tutti intorno alla radio. Mostrano tutti con la televisione, però chi ama la radio c'è ancora e la radio continua a vivere. E stessa cosa il cinema ha avuto un suo grafico, quando andava, non c'era una televisione andavamo a vedere la settimana Incom al cinema, oggi il cinema si vede perché se mi devo vedere Avatar in 3D me lo vado a vedere al cinema, o se voglio, perché andare al cinema, che cos'è andare al cinema? È il film? È un'altra cosa, quella cosa lì non ha prezzo, cioè è una... Quando io voglio andare al cinema vedo il cinema, quando voglio vedere il film a casa in mutande mi vedo il film a casa in mutande. Se tu sei lì per offrirmi il cinema e il film a casa in mutande, tu guadagni su queste due cose. C'è chi l'ha pensato e su questo c'è... Cioè, chi può stare a casa non va al cinema. Tanto chi sta a casa non va al cinema, avrebbe guardato la televisione forse.